sei giorni che avete deciso insieme in un'assemblea di istituto, è così Giovanni? Sì, noi abbiamo fatto prima un'assemblea, poi io con questa assemblea diciamo che abbiamo avuto un sondaggio dove il 70% dell'istituto era favorevole a questa fondazione, e diciamo che più o meno era solo il 7% che si asteneva alla fondazione. Ma io, parlando prima con gli altri tuoi colleghi, io sentivo che voi l'avete preparato questa occupazione, cioè nei giorni precedenti avete fatto delle riunioni di classe, parlando di quello che in effetti è il vostro futuro, è così Luca? Certo, abbiamo organizzato dei comitati, abbiamo organizzato delle assemblee dove appunto informare gli studenti sulle tematiche che appunto avremo affrontato per questa occupazione, con questa occupazione, come appunto ad esempio il piano scuola. Noi stiamo occupando principalmente per chiedere chiarimenti sul punto numero 6 della buona scuola, questo punto che tenta di privatizzare la scuola, però non è molto chiaro. Parla di school bonus, parla di school guarantee, però non si capisce bene il privato in che modo subentra all'interno dell'istituto stesso, senza appunto spiegare le percentuali e i valori precisi, e quindi non c'è neanche scritto se il privato subentra o meno le funzioni di istituto, e quindi noi adesso siamo qui per chiedere appunto chiarimenti. Oh, chiaramente è un'occupazione strana, perché in genere normalmente tutti dicono fanno l'occupazione per farsi un giro sul lungomare, invece voi avete occupato il punto di tendenza nelle feste. Durante il periodo delle ferie, Natale, Capodanno, la Befana, c'è stata una motivazione rispetto a questa cosa, Lucia? Certo, da settembre che abbiamo iniziato a fare informazione verso gli alunni per fargli capire le motivazioni di questa protesta, e si è deciso di fare questa protesta proprio nelle vacanze di Natale per far capire a tutto il pubblico che ci vede, per manifestarci e far capire che noi non è che vogliamo saltare giorni di scuola, perché a noi interessa venire a scuola, non vogliamo perderci giorni per non fare niente, ma siamo qui anche oltre le nostre lezioni, siamo comunque a scuola perché crediamo che possa essere un posto per noi, diciamo, come usarlo come spazio sociale per diciamo confrontarci e riuscire a farci vedere all'esterno, e crediamo che sia l'unico modo. Io penso che i vostri professori saranno orgogliosi, perché vuol dire che hanno insegnato bene, perché vi hanno dato il senso civico di un'appartenenza, perché la scuola è vostra. Ma ci sono questi professori, Vincenzo? In verità il corpo docente è diviso in coloro che ci sostengono e coloro che invece appoggiano, diciamo, la presidenza, che normalmente deve essere contraria all'occupazione della scuola, è normale. E coloro che sono a favore di questa protesta, non possiamo dire essere a favore, è normale che la protesta è comunque una cosa illegale, però ci supportano moralmente, si sono resi abbastanza disponibili per l'organizzazione di corsi e di iniziative. Ma noi abbiamo optato chiaramente per un'occupazione autogestita, perché se dobbiamo fare un'occupazione dobbiamo fare chiaramente con le nostre forze, dimostrando al 100% alle istituzioni e all'opinione pubblica che sappiamo organizzare eventi culturali e che sappiamo sicuramente istruirci senza il bisogno della didattica, e che quindi questo comportamento, che è un comportamento consono e adeguato a un ambiente, può essere tranquillamente trasportato in un eventuale spazio sociale concessoci dal comune. Continuiamo con Vincenzo, perché poi che significa la gestione? Voi la mattina fate lezione, come vi auto-organizzate al di là del discorso dell'occupazione? La mattina si organizzano i corsi, abbiamo corsi sulla storia della censura, abbiamo tantissimi corsi adesso, abbiamo filosofia quotidiana, abbiamo corsi sull'attualità, abbiamo psicologia del carattere, che è basata su studi psicoanalitici di Claudio Ramo, e noi i corsi li facciamo partire la mattina verso le 9 per farli finire a mezzogiorno, e per quindi lasciare gli studenti prima di pranzare insieme con qualcosa in più, perché è diverso quando un ragazzo come loro, magari un po' più grande, spiega tutto quello che sono le sue passioni attraverso un corso che tutti quanti possono seguire. Io sono veramente sorpreso.
sarebbe molto sente parlare di città, Salerno, città europea. Diciamo che il vostro tipo di protesta si lega molto a quello che sta accadendo in altri istituti. Io penso per esempio a quello che accade in Spagna, dove Podemos mette in piedi un tipo di scuola alternativa in cui non ci sia il professore docente che dà la cattedra, ma c'è una compartecipazione anche rispetto a quello che è un'istruzione come la nostra. Però domando a una donna, perché c'è una donna tra i rappresentanti di istituto, come viene vissuta l'occupazione da questo punto di vista? L'altra metà del cielo come la vive? Dal nostro punto di vista? Sì. Diciamo che non ci aspettavamo di dover mettere così tanto impegno. All'inizio siamo arrivati un po' spaesati, perché credevamo fosse più semplice, avevamo sottovalutato questo impegno da parte nostra, e invece siamo riusciti a capire che dobbiamo essere sempre presenti, o facciamo a turni per essere presenti qui chi la notte, chi il giorno, e diciamo aiutare sempre i ragazzi, perché comunque a loro serve un punto di riferimento, e essendo rappresentanti comunque loro cercano un confronto verso di noi, anche chiedendo conforto nelle situazioni in cui non sanno cosa fare, giustamente. E l'informazione, come ci si comporta a Luna? Gli EPC in questa battaglia, che credo che la battaglia del vostro futuro. Sì, perché i mezzi di informazione dicono sempre che i giovani non si sanno costruire un futuro. Voi invece state facendo questo, vi avvicino, vi dà volta la nostra presenza. Allora, noi partendo dal presupposto che comunque riteniamo che l'informazione in generale debba essere oggettiva, cioè un giornalista non deve dire se quella cosa è giusta oppure se è sbagliata, deve dire le cose così come stanno. Io studente, io cittadino, devo leggere l'articolo e devo capire se quella cosa è giusta oppure se è sbagliata. Capisco che sotto alcuni punti di vista è anche un'utopia, però comunque è quello che è. Per quanto riguarda i giornali e così via, c'è qualche giornale che ha messo qualche parola di troppo, però alla fine è tutto a posto. E volevo aggiungere solo una piccola cosa, che secondo me è fondamentale. Abbiamo denominato questa occupazione, questa protesta, Kong. E questo nome proviene proprio da Hong Kong, perché come tutti sappiamo da Hong Kong è in atto questa rivoluzione studentesca, questa rivolta studentesca che l'Umbrella Rivoluzione, cioè questi studenti che lottano con gli ombrelli, hanno denominato il proprio movimento Occupy Central e stanno lottando per ottenere la democrazia. Forse noi in Italia viviamo in una finta democrazia, però non ci siamo resi conto. Sono parole pesanti, segnano un percorso, perciò io ti dicevo la sorpresa di vedere in una città di luci qualcosa che sia veramente poi di aperto invece a un mondo che sta rapidamente, speriamo, cambiando. Ma i rapporti con le altre scuole, Giovanni? I rapporti con le altre scuole, diciamo che noi teniamo una rete con tutte le scuole, noi facciamo sempre dei collettivi, ogni idea che cioè, noi non ci azzardiamo mai a dire una cosa prima di non discutere con tutte le altre scuole. Questa è stata, devo dire, l'occupazione di vacanza da Lizia, è stata un'idea che specialmente abbiamo fatto da noi. Però loro ovviamente non ci hanno appoggiato, perché o chi o non poteva, perché aveva due sedie, era troppo. Però diciamo che tutti ci sono tutti con noi. E anche cioè, se ci stiamo sentendo, loro vengono anche a darci una mano. I rapporti sono buonissimi e dobbiamo dire la verità, stiamo tenendo Salerno in una posizione Senti, noi come radio, come televisione vi saremo a fianco, questo è sicuro, per cui ci vediamo anche noi un piccolo impegno di ritrasmettere tutte le cose che voi ci vorrete passare. Chiaramente ritorneremo, ci beviamo un caffè insieme se possibile. Io vi vorrei invitare, ognuno di voi, in pochi, perché i tempi verranno contingentati, perché per televisione quello che noi stiamo facendo è di 4-5 minuti, per radio invece noi la passiamo integralmente, per cui ci sarà questo bypass, lo faremo in giornata di domani, vi sapremo gli orari in cui passa. E quindi da questo punto di vista io vi chiederei solo un piccolo vostro pensiero, un appello, sperando di non vedere un grande appello qua davanti. Comunque un appello che voi lanciate agli altri vostri colleghi, agli altri studenti, ai vostri genitori, ai vostri professori rispetto a quello che voi state facendo. Iniziamo.
No, io chiedo solo che cioè, le persone devono almeno capire le cose che stiamo volendo e che stiamo facendo. Noi ci stiamo impegnando davvero ai limiti, non ce la facciamo, ma se qualcuno, come le altre scuole, ripeto, ci stanno venendo a dare una mano, ben venga. O i genitori, per esempio, si cercano di darci anche loro una mano, per esempio, non so, con i loro figli dicendo vabbè dai, puoi andare a scuola anche se è Natale, il viaggio per esempio non ce lo facciamo, quest'anno comunque state protestando per una cosa, sono cose concrete, quelle che a volte non capiscono i genitori. Però le altre scuole, vi ripeto, sono davvero a base, cioè sono davvero in un certo senso, secondo me. Vabbè, io più che voglio fare un invito, cioè invito un po' tutti i cittadini della città di Salerno e se possibilità, non so se è seguito un po' da tutti, di svegliarsi, perché io sono convinto che ormai viviamo in un sistema marcio, un sistema che non funziona più, un sistema che va cambiato dalla base e che deve essere allontanato da qualsiasi manipolazione, e una rivoluzione culturale che deve partire dal basso è fondamentale. Quindi cerchiamo di svegliarci tutti insieme e utilizziamo questa occupazione studentesca, che alla fine è una semplice occupazione di pochi studenti, cerchiamo di trasformarla in un vero e proprio punto di partenza per tutti quanti noi. Luci. Io invece vorrei chiedere a tutti gli studenti, diciamo, di far capire anche e soprattutto ai loro professori, cioè riuscire a superare i propri limiti, cioè non pensare alla scuola soltanto come fino dalle 8:30 alle 1:30 e basta. La scuola non è solo questo, non è soltanto stare seduti tra i banchi e vedere un professore davanti. Cerchiamo di vedere la nostra scuola anche come un posto di ritrovo, come un posto in cui io posso argomentare qualcosa che non riguarda ciò che faccio nella lezione normale. Cercare di anche pensare alla scuola come noi abbiamo fatto nelle vacanze di Natale, cioè una scuola che è presente sempre nella nostra vita, perché comunque noi la maggior parte della nostra, almeno fino all'adolescenza, viene vissuta qui. Enzo, a te chiudere e invitarci. Fare il cenone di Natale o quello di Capodanno. No, speriamo entrambi, in verità. Però invito più tutti gli studenti, vorrei invitare tutti gli studenti di Salerno, d'Italia, se posso permettermi, a combattere per questo e a pensare che è vero che stiamo faticando e che abbiamo faticato già da un mese prima di questa occupazione. Qui ci sono questi 5 ore al giorno, tutti i giorni, che dormiamo 2 ore a notte, che abbiamo chiuso i rapporti con la presidenza, che forse quest'anno ne abbiamo bocciati, però tutti quanti lo stiamo sapendo. E se lo dobbiamo fare per trasmettere una cultura che è extracurriculare e che quindi potrà almeno suggerire a questi ragazzi l'idea che la cultura non è quella che si studia, non è soltanto quella che si studia sui libri di scuola, allora questo impegno va bene, non sarà sicuramente sprecato. Tutte quelle ore che abbiamo perso sui cartelloni o con l'organizzazione dei buchetti e quant'altro non saranno sprecate. E quindi rivolgo questo invito a tutti gli studenti almeno a provarci, a lottare, anche se l'abbiamo fatto noi che non abbiamo né altre parti, politicamente parlando, veramente un posto per tutti quanti. Ragazzi, io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato, del messaggio che avete dato. Io non faccio il professore, faccio altro lavoro. Ma certo, devo dire la verità, se fossi posso credere, sarei orgoglioso di voi. Grazie.